cosa occorre per creare il nostro bubble tea un po' cioccolatoso, come piace a me. Allora, del tè oppure bevanda simile. A me piace tantissimo questa bevanda ayurvedica, quindi è un misto di erbe, ma anche di cioccolato, bacche di cioccolato di questa marca Yogi Tea, non so bene come pronunciarla. E questo si chiama Choco, appunto, perché ha proprio un buonissimo odore, profumo di cioccolato. Quindi tè o bevanda simile. Della Nutella o comunque cioccolata spalmabile simil Nutella, le perle di tapioca che io già ho provato una volta, e queste sono quelle nere, ma ci sono anche bianche o colorate, e queste io le ho trovate su Amazon, quindi le perle di tapioca, del semplice latte. E io ho questo parzialmente scremato e un po' di Nesquik. Visto che comunque è una bevanda da gustare più che altro fredda, inizio subito preparando il tè di modo che mi si fredda un po'. Questo tè a me piace molto, questa bevanda insomma, perché contiene sulle bustine delle frasi di saggezza. E ogni bustina ha una frase diversa. Qui c'è scritto: Every smile is a direct achievement. Sono carine, io infatti queste neanche le butto, le conservo, le attacco tutte in un'agendina, insomma in un diario che ho. E quindi lascio a preparare intanto il tè. E a questo punto andiamo a preparare le perle di tapioca. Allora, preparare le perle di tapioca è molto semplice perché basta portare a ebollizione dell'acqua. E dopodiché ci si versano dentro le perle, diciamo che non tantissime, insomma, un po' a piacere vostro. Dipende un po' anche dal contenitore, io direi che bastano. E bisogna aspettare che arrivino in superficie sull'acqua. Ok, sono tutte in superficie. A questo punto ricopriamo il tutto e lasciamo così, io spengo, per 5 minuti, massimo loro consigliano 8, ma ho visto che con 8 minuti diventano veramente molto molli. Io quindi oggi farò 5 minuti. Ecco qua, una volta trascorsi 5 minuti, vado a freddare le perle di tapioca sotto l'acqua fredda. E questo è il risultato finale, quindi queste sono le perle di tapioca nere pronte per essere messe in fondo al nostro bubble tea. E quindi mettiamo le perle, qui intanto suona tutto, lavastoviglie, forno, suona tutto. Mettiamo le nostre perle di tapioca in fondo nel nostro contenitore. Io purtroppo trasparente ho solo questo, non è proprio il contenitore adatto per l'occasione, ma insomma si capisce. E siccome queste perle di tapioca alla fine non hanno sapore praticamente, ho deciso di aggiungerci un po' di cioccolata proprio perché così almeno gli aggiungo un pochino di sapore, ma giusto poca poca, sì e no, insomma un cucchiaino. E quindi ce l'aggiungo in fondo, ce la mischio un po' e speriamo che questa almeno gli dia un po' di sapore. Ok, e a questo punto possiamo aggiungere il tè. Poi aggiungiamo il latte, ma siccome a me piace tantissimo la schiuma, ho deciso di fare un pochino di schiuma con questo attrezzino, insomma, molto artigianale,
molto manuale per creare proprio un pochino di schiuma di latte. E a questo punto aggiungo il latte. Praticamente a questo punto basta solo, manca solo il tocco finale. Con il passino vado a spruzzare un pochino di Nesquik sulla superficie della schiumetta. Aggiungere la nostra cannuccia, chiudiamo tutto e ci gustiamo il nostro bubble tea al cioccolato. Questo è il mio bubble tea con tutto il cioccolato sul vetro, ma il cioccolato male non fa.